Il tramonto del Nabila strega anche Federico Zampaglione, leader dei Tiro Mancino, che si è esibito sul palco del Beach Club di Torre Gaveta confessando l'amore per questa terra. Inserito nell'ambito degli appuntamenti domenicali della struttura di Luca Antonello Iannuzzi, il live dell'artista romano, marito dell'attrice Claudia Gerini, è stato particolarmente apprezzato dal pubblico che fin dal tramonto si era fatto cullare dalle note della DJ dagli occhi di ghiaccio, Anfisia Letiago, una piacevole scoperta nella scena del By Night che sta ammaliando gli ospiti della struttura. Per Zampaglione, che cerca nuove strade per la sua creatività, in arrivo un film di cui anticipa alcuni particolari ai nostri microfoni. È sempre un piacere venire qua a Napoli, a parte per le location clamorose, si suona in riva al mare, in posti belli, curati, con una buona acustica, quindi questo è positivo, perché in passato non era così, diciamo un po' di anni fa, è cambiata molto come approccio proprio la città, e abbiamo un bel pubblico che ci segue. Insomma sì, stasera faremo un concerto delle canzoni quelle più storiche, io poi sto in preparazione con il nuovo album e il 20 di giugno uscirà al cinema il mio nuovo film, io faccio anche il regista, questo è il mio terzo film, è un giallo molto bello tosto con Claudia Gerini, Michele Placido, Michela Cescon, c'è un grande cast di attori, è una storia intrigata ambientata nel mondo dei privé, dove insomma questo mondo un po' oscuro e misterioso dei privé, dove le persone si incontrano per fare sesso e c'è un misterioso assassino che comincia ad agire all'interno di questo privé che si chiama Tulpa. Il film esce appunto il 20 di giugno, sono un po' in fibrillazione perché le uscite al cinema sono sempre così veloci, ecco. E domenica prossima l'atteso concerto di Edoardo De Crescenzo, un concerto in chiave jazz, le magie e la straordinaria musica di questo interprete sulle rive del Nabila.